Allora, abbiamo quindi analizzato quali sono i veri effetti che il consumo della carne porta sull'ambiente. Abbiamo detto che inquina maggiormente rispetto ai trasporti, infatti inquina di circa 50 milioni di tonnellate in più l'anno rispetto a quello che inquinano i trasporti mondiali. E se lo Stato ad oggi sta puntando principalmente sul settore dei trasporti, favorendo ad esempio le biciclette elettriche, i mezzi pubblici o i monopattini, come possiamo noi intervenire e aiutare il nostro ambiente? Beh, possiamo semplicemente eliminare il consumo della carne. Se infatti l'eliminazione di questa porterebbe ad una diminuzione di 3-8 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno, è inevitabile pensare a quanto per noi sia semplice, cambiando semplicemente le nostre diete, aiutare il nostro ambiente. Infatti, tutte quelle agricolture che sono biologiche possono essere utilizzate in un secondo momento per aiutare ulteriormente il nostro ambiente. E ovviamente coloro che lavorano oggi nell'allevamento potranno essere proprio impegnati in quel settore e quindi l'economia non ne graverebbe. Per valutare poi in modo complessivo l'impatto che l'allevamento ha sul nostro ambiente, dobbiamo prendere quindi in considerazione sia gli aspetti diretti, come ad esempio la CO2 emessa, come abbiamo più volte ripetuto, ma anche gli aspetti indiretti, che sono più difficili da individuare e di conseguenza più difficili da controllare, come ad esempio il disboscamento che viene attuato proprio per la coltivazione dei mangimi, l'inquinamento delle acque dovuto agli scarti animali, il metano prodotto dalle deiezioni animali che costituisce uno dei principali gas serra presenti. Infatti, diminuendo o eliminando il consumo della carne, si avrà una riduzione del 50% dei gas serra, ben del 75% delle terre coltivate e nuovamente del 50% dei fertilizzanti utilizzati. Beh, adesso però basta parlare di dati, perché pensiamo di avervene forniti già abbastanza. Sono convinta infatti che adesso dobbiamo riflettere sul problema e riflettere su come noi possiamo intervenire per migliorare questa situazione. Con questo però voglio promettere che noi non vi stiamo dicendo come mangiare, ma bensì come salvare il nostro pianeta. Voi avete parlato anche, in realtà entrambi abbiamo parlato degli aspetti economici, però c'è da considerare che se si vuole fare una vera rivoluzione ambientale, in entrambi i sensi, non bisogna dimenticarsi dei soldi. Infatti, secondo le nostre ricerche, un tipo di vita basato sul vegetarianesimo, quindi se tutta la popolazione fosse vegetariana, comporterebbe un enorme danno economico e oltretutto sarebbe più irrealizzabile rispetto ad attuare uno stile di vita con la riduzione del consumo della carne, che sarebbe molto più realizzabile dal punto di vista proprio dei fondi, della fattibilità della cosa. Inoltre esiste tutto un settore della scienza che si sta mobilitando verso proteine alternative, ad esempio il consumo degli insetti. Non dimentichiamoci che ci sono scienziati che stanno ricercando, oltre a quello che hanno detto del genotipo alternativo, nel consumo di insetti, che rispetto agli animali e rispetto alle proteine animali hanno moltissime proteine in più ed eliminano gli sprechi, perché gli insetti vengono mangiati interamente. Quindi il problema va risolto con un equilibrio, seguendo un modello che stia in una via di mezzo tra le due opzioni radicali, diciamo. Inoltre, mi collego all'esempio che hanno fatto dei burger vegetali, che sembrano una buonissima alternativa alla carne, ma in realtà presentano degli aspetti un po' discordanti, in quanto all'interno dei burger vegetali la gran parte delle chilocalorie sono fornite da grassi, a differenza degli hamburger normali, la cui maggior parte delle calorie è dovuta alle proteine. Inoltre, gli hamburger vegetali che tanto vengono elogiati sono il frutto di 4 trasformazioni nella scala nuova delle trasformazioni. Invece gli hamburger tradizionali di carne macinata, sono a livello 1 della scala di trasformazione nuova.
Diciamo che la sostituzione delle proteine animali con quelle vegetali deve andare di pari passo dal punto di vista scientifico. Non bisogna dimenticarsi dei nutrienti fondamentali che dobbiamo assumere per poter sopravvivere. Infatti, tra le proteine sono composte da amminoacidi, i quali metà essenziali, metà non essenziali. E le proteine animali in particolare hanno la maggior concentrazione di amminoacidi essenziali, il che è fondamentale per lo sviluppo dell'uomo. Infatti, a differenza in uno stile di vita tipo vegetariano, si potrebbero tranquillamente integrare le proteine tipo vegetali con proteine animali come le uova e il latte, ma questo non eliminerebbe gli allevamenti intensivi. Quindi il nostro approccio è quello di seguire uno stile di vita moderato, che stia nella via di mezzo. Del resto l'abbiamo anche studiato a scuola con i filosofi che abbiamo studiato, come Aristotele, che dice che la moderazione sta nel giusto mezzo.